quel verbale di sopralluogo di cui le parlavo prima, che è redatto alcuni giorni dopo, lei ha ricordo di averlo, di aver aiutato coloro che facevano a farlo, oppure su questo non... Si è letto alla fine. Prego? Si è letto alla fine. O se la... Ecco, lei non sa... Mi sembra che fu fatto dopo due giorni. Sì, sembra tre addirittura. 25 agosto alle ore 9. Ora questo 25 agosto sono quattro giorni, almeno come è data, il 21, vabbè. Lei ricorda... Il cadavere fu scoperto il 22, insomma, mattina. Prego, scoperto 22, tre giorni dopo. In questo verbale di sopralluogo, lei ricorda, anzi, se quando fu fatto questo verbale di sopralluogo avevate già una versione data da Stefano Mele che avevate in quei giorni individuato come possibile autore, cioè io ho il verbale ovviamente e glielo ricordo io, la confessione verbale interrogatoria del 23 agosto. Sì, sì, noi. Quindi ecco, avevamo già fatto la ricostruzione. Ecco, allora è questo che volevo capire, come mai il verbale di sopralluogo, se c'è una ragione tecnica o se non c'è, il verbale di sopralluogo fatto dagli inquirenti al momento del fatto in cui danno atto com'è l'auto, cui il verbale di sopralluogo del PM fa riferimento, è datato due giorni dopo il verbale di interrogatorio di Stefano Mele che dà la sua versione. Cioè, c'è un motivo... Cioè, capisce l'incongruenza? Il verbale di sopralluogo dovrebbe essere fatto quantomeno subito la mattina, anche perché il PM la mattina fa un verbale alle 6.30, così lo data del 22 a mano, quindi sembra proprio che sia fatto sul posto e fa riferimento al verbale di sopralluogo dei carabinieri per i dettagli. Quindi è un documento derelato. Invece i carabinieri lo fanno tre giorni dopo, dopo che nel frattempo questo signor Stefano Mele ha fatto il suo interrogatorio il giorno 23. C'è un motivo... Il motivo c'è, che le indagini furono un pochettino convulse, diciamo così. Ce lo vuole spiegare meglio. Perché insomma... Io posso spiegare questo, io ho un ricordo preciso di una cosa, di poche cose. Ecco, precise. Allora, io se ricordo, lei è così cortese per spiegarci questo lasso ricordo, di tempo e queste cose di cui a lei ricordo... Il lasso preciso di tempo, perché furono fatte un sacco di perquisizioni, furono perquisite le abitazioni di varie persone, furono sentiti vari testi per sapere la posizione, per cercare di ricostruire le mosse del Mele in quella sera, fu interrogato il cassiere del cinema per dove erano andati, la Locci, furono fatte insomma, quindi fu frenetica insomma, diciamo, l'attività investigativa in quei giorni. Comunque il punto è questo, che il Mele a un certo punto aveva praticamente, si era confessato autore del mi scusi, la prima domanda è questa: questo verbale interrogatorio in cui il signor Stefano Mele confessa, lei era presente? Mele confessa, lei era presente? Penso proprio di sì. Cioè lei davanti ai suoi occhi, nella sua mente, il Mele che confessa non ce l'ha presente? Io c'ho, ecco, adesso c'ho presente questo, quando andammo sul posto a fare, sul posto del coso del, quando il Mele ci accompagnò sul posto del... Scusi, ecco, allora questo lo deve spiegare alla Corte. L'accompagnò ovviamente in un'epoca successiva rispetto a quella mattina in cui lei ci andò insieme al magistrato. Bene, sì, di questo sopralluogo fatto con il Mele si parla solo incidentalmente in un rapporto, quindi di quel verbale di sopralluogo con il Mele c'è solo traccia nel rapporto. Per ora la Corte non ha questi atti, vedremo se sia il caso di versarli, se le parti non hanno niente in contrario, però forse il modo per ricostruirlo, il suo ricordo è il migliore. Allora diciamo, a noi manca in questo momento questo sopralluogo fatto col Mele, quando lo avete fatto e quali sono i punti salienti fra sopralluogo e confessione. Il punto saliente è questo, che praticamente noi arrivamo in compagnia del Mele, si arrivò quasi vicino al cimitero di Signa, lì vicino ricordo che c'era anche uno spiazzo dove furono parcheggiate le macchine, credo che fosse un parco di una villa eccetera. Poi ci avviamo a piedi, scendemmo,
Ricordo perfettamente questo, come se fosse adesso una delle poche cose di cui ho un ricordo nitido, è questo: che a un certo punto i militari, come al solito, i militari sono altri, camminavano avanti a noi, camminavano. Mele stava... era con lei? Come? Mele era con lei invece. Sì, stava vicino a me, camminavano quindi, avanti. Scusi, che è io... Mele che vi deve guidare, invece davanti sono, disse, i carabinieri. No, io li feci fermare, disse: mettete dietro, state dietro a noi, e disse a Mele: Mele, vada avanti perché ci deve portare lei. Non dobbiamo essere noi a portare. In che punto di strada siete quando fa questo discorso? Lo ricorda? Questo siamo dopo il cimitero. Dopo il cimitero, però il cimitero rispetto al luogo dove fu rinvenuta la macchina, quanto tempo, quanto spazio? C'è un pezzo, c'è. C'è un bel pezzo. C'è un pezzo, c'è un pezzetto, insomma. Quindi la macchina non c'era più, non c'era, insomma, non... lui non poteva sapere, lui ci portò al punto, al posto dove si trovava la macchina, dove trovavamo la macchina quella mattina. Ecco, però, mi scusi, vado avanti, poi le faccio qualche... Quindi questi militari vanno avanti, lei li frena, gli dice guardate che ci deve portare lui. E poi fece fare la ricostruzione, fece mettere la macchina in una certa posizione, la stessa posizione in cui si era trovata, si prestarono due militari, adesso non ricordo chi fossero, che si fece distendere uno sul sedile anteriore destro, quell'altro su quello sinistro, insomma, e fece un po' la ricostruzione. Insomma. Ecco, ricostruzione che poi fu sintetizzata nel momento in cui, scusi, faceste il verbale interrogatorio con la confessione, non c'è nessun altro atto. Sì, io ricordo, per la cronaca, io ricordo anche questo, che quando gli demmo la pistola, perché lui facesse praticamente, ricostruisse, ci facesse vedere cosa aveva fatto, come si era mosso, praticamente lui per lì mi dette l'impressione che non sapesse neanche da che parte si impugnava la pistola. Però, che pistola gli deste? Una pistola di dotazione militare, le berette calibro 9. Ecco, può però, essere un po' più particolareggiato, le dette l'impressione... Ripeto, io personalmente ebbi quella sensazione, che questo, però... Lo giustificare nel senso, pensai, dice questo, con una pistola due giorni fa ammazzato corpo, quindi come fosse un gesto di repulsione, insomma, non a prendere in mano l'arma, eccetera. Poi dopo andò via spedito, poi prese la via, insomma, e fece tutta la cosa, si appartò vicino alla macchina, insomma, fece ecco, il giro diciamo della macchina. Così, questa descrizione che vi fece in quel momento è poi la descrizione che voi riportate nel verbale interrogatorio. Di confessione, perché non c'è nessun altro atto. Esatto, sì, quello. Cioè, dopo questa ricostruzione che lui vi fa a voce, con queste sensazioni sue, coi carabinieri che prima vanno avanti dal cimitero, con questo della pistola che lei ci ha raccontato, mi sembra abbastanza chiaramente, tornate poi in caserma, e lui fate il verbale di confessione. È così. Il verbale? Verbale di interrogatorio nel quale c'è la confessione, quindi sembra di capire, domando, il suo ricordo è di questo tipo? Ricordo, non so, il tempo che intercorse non... No, perché questo verbale c'è e lo... Si fa riferimento al giorno 24, sì, mi sembra. No, è un 24, verbale di interrogatorio, sono... L'anno 1968, il giorno... al 23 ore 21. Ore 21. Questo è il verbale, sì. Verbale interrogatorio. Lei non ricorda se fu fatto subito dopo, questo verbale subito dopo quel sopralluogo, se quel sopralluogo con Mele che prende questa pistola in quel modo, si carabinieri avanti, è fatto prima... dell'interrogatorio o prima lui confessa e poi andate a vedere? No, lui confessò e poi facemmo la ricostruzione. Eccoci. Quindi voi capiste, ve lo disse quando eravate sul posto, Che praticamente che lui era stato lì quella notte, insomma. No, questo è importante. Voi capiste che lui era stato lì quella notte. Che lui ci fosse, benissimo, che lui ci fosse, questo verbale interrogatorio, che fosse, mi scusi, si fosse presente o fosse sopraggiunto, ma lui qualcosa ricordava, perché c'è il particolare anche del lampeggiatore di destra, che praticamente che lui disse, insomma, che questo lampeggiava, insomma, gli chiedemmo. Allora veniamo a questo lampeggiatore. Quando arrivò lei era spento. Non ricordo che fosse acceso. Il maresciallo Ferrero. Lei era spento. Il maresciallo Ferrero disse che l'aveva spento. Ecco, quando arrivò lei ci disse che praticamente era la levetta
Quando arrivò lei lo trovò spento, non c'era niente spento, che sì. lampeggiava. Allora lo sapemmo dal maresciallo Ferrero, da quelli che avevano fatto il sopralluogo, ecco. Il primo sopralluogo. Ecco, io volevo cercare di capire se era possibile dal suo ricordo, se lei era, quando si fece questo verbale di confessione, se lei era presente e se in che momento fu fatto, dopo questo sopralluogo o prima. No, se lo ricorda, colonnello, forse lo posso aiutare il test, perché c'è il verbale, vediamo innanzitutto se c'è la firma. Esattamente lo può... Ma penso che la firma ci sia. Ecco. Vabbè. Sì, ho firmato tutti gli atti. Colonnello, mi scusi, il verbale dice davanti a noi ufficiali di PG, quindi la sua firma può essere o successiva perché lei ha messo la firma su tutti gli atti o perché era presente. Siccome il suo ricordo mi sembra importante, lei dice io non ricordo se era presente in questa... Sì, firmato. Ecco, allora io... È firmato da tutti, poi, capito? Bene, io insisto, eravate veramente tanti a questa confessione, se guardiamo le firme. In questi casi firmano tutti. Sì, no, io dico, eravate tutti presenti, allora come mai lei non ricorda questa confessione? Cioè lei, alla mia domanda prima, dice, obiettivamente non mi ricordo se ero presente a questo interrogatorio All'interrogatorio, sì. Era presente. Noi prendiamo questo dato, sicuramente c'è la sua firma. Ricorda cosa disse nei dettagli, cioè da che parte aveva sparato? Dal lato posteriore sinistro. Attraverso? Attraverso il finestrino che era abbassato. Sinistro. Lei ricorda se questo finestrino posteriore sinistro, quando arrivò, era veramente abbassato? L'ha già detto, ma vorrei... Ma lo trovammo a... Nelle foto a metà, a vederle. Abbassato a metà. Sì, però il verbale, come le ho fatto vedere, dice che le portiere erano tutte chiuse, ma le foto poi ci fanno vedere che erano un po' aperte, un po' chiuse. Quindi lei, invece, sul finestrino posteriore sinistro è più o meno al ricordo che era aperto. Lui vi disse che aveva sparato da lì. Esatto, bene? Sì. Ricorda se disse, cioè il verbale ovviamente, la corte poi lo esaminerà con tutta calma, ricorda se spiegò come era avvenuta questa azione degli spari, cioè cosa disse in pratica, se lo ricorda, se no ci leggiamo il verbale, non c'è mica... Per noi il verbale fa fede di quello che aveva disse. Sparato attraverso, che questo... praticamente le due persone erano praticamente, che la donna, la moglie era praticamente... sopra il corpo del sopra lo bianco. Benissimo. E che poi, era sul sedile anteriore destro, e che lui poi dopo spostò il corpo e lo mise. Lo spostò sistemò. Lui dopo aver sparato. Sì, e che sistemò, ricordo che disse di aver sistemato il vestito, insomma, perché bene, la posta non era. Presidente, se lei me lo consente, leggerei questa parte del verbale al test per vedere se è uguale al ricordo che ha lui dal momento che dice che era presente. Su questi due passaggi. Prego. E dice allora. Fino al posto dove era ferma l'autovettura di Enrico, lui lo chiama Enrico in questo verbale, sì, lo bianco, sì. È giunto a pochi metri, mi abbassai e camminando carponi raggiunsi la macchina dal lato sinistro. Preciso che l'autovettura era ferma con direzione di marcia opposto all'incrocio e poiché il vetro dello sportello posteriore sinistro era abbassato, visto che mia moglie era in atteggiamento intimo con Enrico, Enrico era sdraiato sul sedile anteriore destro che aveva la spalliera abbassata e mia moglie si trovava sopra di lui, perfettamente coincidente con quello che ci ha detto, presi la mira e feci fuoco. Esplodendo tutti i colpi che conteneva il caricatore in direzione dei due amanti. Punto. I due non dissero neanche una parola, evidentemente morirono sul colpo. Questo è il racconto che vi fece. Adesso io ricordavo, adesso non ricordo in quale circostanza lui parlò addirittura di otto colpi, sette, otto colpi. No. Fece anche il numero dei colpi che erano stati esplosi. In che momento ve lo disse non lo ricordo. Non lo ricordo. Comunque la posizione dei bossoli all'esterno della macchina non è compatibile con la descrizione fatta dal test, dal mele. Ecco, questo è una cosa talmente evidente,
vedo che l'ha detta già lei, è quello che vuole cercare di mostrare il PM. All'epoca non ve ne faceste voi carabinieri ovviamente carico, perché non era compito vostro. Secondo la mia esperienza, gli altri colpi furono esplosi dallo sportello anteriore sinistro, aperto. Aperto. Poi vediamo andare avanti. Io vorrei farle... Altrimenti i posti non avremmo trovati all'esterno. Sì, vorrei farle solo... Ma d'altra parte io penso che dalla perizia... Io non l'ha fatta lei, si fermò... Non ho preso visione né dalla perizia balistica fatta da Zuntini né dalla perizia medico-legale. Noi l'abbiamo e poi la valutiamo, ci fermiamo qua. Vorrei farle soltanto una domanda. Lei ricorda sul sopralluogo di aver già risposto a domande fatte dalla Corte d'Assise? Corte d'Assise in quel processo a carico di Stefano Melle la sentì. Ma molto sommariamente, ecco, mi sembra proprio. C'è un verbale, vorrei vedere, perché sul punto è importante. Io vorrei fornire alla Corte, Presidente, il verbale di quell'interrogatorio che ha reso il test, atto di altro procedimento utilizzabile, e vorrei far ricordare meglio al test se in Corte di Assise, essendo la sua deposizione del 18 marzo, se non leggo male, del 70, cioè era molto più vicina come fatti, se lei su questo sopralluogo di Stefano Melle con i carabinieri, sul fatto che vi portava lui o che voi i carabinieri andavano un po' avanti, ebbe qualche ricordo più preciso. Se non ce l'ha... Se me lo fa leggere... Glielo leggo io. Allora, lei dice... Confermo gli altri... Posso... Sì, è questo. Dice, prima di portarci sul posto giusto, è la domanda che viene fatta e risponde il colonnello dell'amico, prima che ci portasse Stefano sul posto giusto, il Mele aveva imboccato, è scritto a mano, altra strada che... Si diparte dal centro del paese, che però ci condusse ad una villa privata, dice lei rispondendo alla Corte d'Assise, la cui uscita verso la strada del cimitero era preclusa da un cancello chiuso. Tornammo indietro e il Mele ci portò poi sul posto. Esatto. Cioè, allora... Questo forse non l'aveva ricordato prima, sembra che il primo, questo Mele che vi portava sul posto, a dire la verità, imboccò una strada diversa e vi portò in un posto chiuso. Lo ricorda ora? Ma andammo tutti assieme lì, ho l'impressione, che ci arrivammo un po' tutti assieme. Sì, comunque sbagliaste voi e faceste sbagliare lui. Ricordo perfettamente che ci fu questo, che ebbe questo... Sì. Quindi, esatto. Cioè lui, il giorno dopo, che sembra fosse il 23, che fatto fra il 21 e il 22, è talmente sicuro di quel posto, quella ricostruzione, che vi porta in un posto sbagliato, lo dice lei, colonnello, addirittura in una strada che, lei dice, verso la strada del cimitero era preclusa da un cancello chiuso. Lo dice lei alla Corte, ricorda questo? Sì, ricordo praticamente che ci fu questo. Che allora non vi portò subito nel subito, posto no, giusto? Ci fu questo. È importante, mi sembra. Sì. Allora quel fatto che dicevo. Ora, ricorda se dal paese c'erano due strade sole, cioè una che portava alla villa e una che portava, come sembra dal verbale, e una che portava al posto dove era Mele? Dove era avvenuto l'omicidio? Ah, non so, che per andare su lo quel so, posto... Non, le ricordo, no, no, la mia domanda no, è questa, cioè la prima la sbagliò, lei ne dà atto, la seconda la azzeccò, le chiedo io, perché era l'unica altra alternativa o la scelse fra altre 10 possibilità? Noi andiamo a fare un sopralluogo, vediamo subito. Se c'erano altre strade traverse, altre che portavano lì, questo non lo so, Non ricordo. Ce n'erano più due. Altre strade che portavano sul posto. Allora io le leggo la domanda successiva. A domanda, lo sbaglio era facile perché entrambe le strade o le piazze partivano dalla piazza, è mal verbalizzato, entrambe le strade partivano dalla piazza, cioè la piazza del paese, la piazza di Signi. Sì, entrambe le strade, cioè sembra... È verbalizzato le piazze, sembra di dover leggere le strade partivano dalla piazza. Cioè, la mia domanda è questa.
da come lei spiegò allora sembra che la seconda volta azzeccò perché era l'unica ulteriore alternativa che c'era. Così, poi se è necessario la Corte lo andrà a vedere, ma sembra da questa verbalizzazione, dal suo ricordo di allora, che la prima secca la sbagliò, la seconda la azzeccò perché c'era quell'altra e basta. Non ricordo se c'erano, non lo ricordo. Se si poteva aggiungere sul posto anche da altre vie, non lo ricordo. Però la seconda che lui prese era l'unica ulteriore alternativa. Così lei dice alla Corte, io chiedo se lo ricorda meglio. No. Non ho nessun'altra domanda a te. Non lo ricordo.